fate sì che queste due persone interagiscono tra di loro sulla base dei valori che voi avete in comune. Quello che questa persona lascia è assolutamente fuorviante. Questo è un caso. Un altro caso è un altro Sharia Fabat invece di Rabbi. Ho avuto l'onore di frequentare e stare nella sua casa, che mi ha raccontato una storia incredibile e mi ha fatto conoscere un personaggio che da solo riuscì a beffare la polizia segreta di Stalin alla fine della seconda guerra mondiale, nel 1946, riuscendo a far fuggire dalla Russia verso la Polonia un treno intero di Khabar, cioè un treno intero. Questa persona, se non suo fratello, riuscì in quest'opera pagando un prezzo personale, e quindi questi due fratelli, uno rimase sul treno e l'altro no. E quello che noi rimase sul treno, fino in Mongolia, dove è stato per 20 anni. Io ho avuto la fortuna e la possibilità di incontrare questa persona che è. E quando questa persona ti racconta come lui riuscì a ingannare, perché praticamente il gioco era di fare uscire il Khabar dalla Russia, sotto il comune, per farlo subito, stiamo parlando del 46, per farli entrare in Polonia e farli arrivare in Occidente. Bisognava far passare, stiamo parlando di centinaia di persone, per poco in polacco. Erano letteralmente tutto, cioè, come dire, a guardare. E lui riuscì, con uno stratagemma formidabile, a far passare l'intero treno sotto il naso della polizia segreta di Stato. E questa persona, per 20 anni è stato in fuga, è sempre stato sicuro che sarebbe uscito, è uscito, è tornato a Kramaric, e da quando lui mi disse in lebbe, gli aveva sempre detto di contare la sua età, sempre contare la sua che era passato. In un'altra occasione completamente diversa, quando mi trovai a New York con i bambini piccoli, con tutte le famiglie, di mandarli a una scuola, io con mia moglie abbiamo iniziato a fare la scuola di New York. E è stata un'esperienza molto forte e molto difficile, perché la realtà vera, i due bei romani italiani come noi, abbiamo iniziato a fare scuola per scuola. Per East Side, per West Side, ci sono scuole, una moltitudine di scuole che danno una moltitudine di possibilità, e la possibilità di scegliere è ovviamente altissima. E io mi ricordo che una dopo l'altra, le prese, e poi alla fine andammo nella scuola fa parte dell'altra West Side. Il momento stesso in cui noi entrammo, percepimmo che quell'ambiente era a casa, perché la capacità di dialogare con chiunque entrasse era senza filtri. La capacità di dialogare con chiunque entrasse era assolutamente senza filtri. Allora, il punto vero è che ciò che tiene assieme le diverse storie, i diversi tasselli, è che se una scuola ebraica riesce a essere accogliente con tutti, cioè non fa un filtro sulla base di chi bussa la porta, ma apre la porta solamente perché è l'identità ebraica che deve essere conservata. Così come se riesce a salvare degli ebrei in fuga o a conservare l'identità ebraica dentro la casa bianca, ciò che in comune c'è, perlomeno questa è stata la mia esperienza, è che la forza, il segreto dei Khabar è nell'essere un network del popolo ebraico, l'essere un network al servizio del popolo ebraico. Ratazan mi ha chiesto di ricordare un incontro con il Rebbe, dove
io andai perché lui mi disse di andare. Ed è una storia personale che però credo che valga la pena di essere raccontata. Questo ovviamente è qualcosa che vuol dire. Insegna. La cosa mi disse, vai a New York, cioè a essere il 7-0. E io naturalmente ero andato a New York. Ma perché ero andato a New York? Ero andato a New York perché all'epoca era 1990-1989. Maurizio Molinari aveva una dolce metà, che era una ragazza di New York, che non è che la ricordo. E una domenica mattina io dico a questa ragazza di New York, io vado a spendere in più. E questa ragazza mi dice, no, non andare. Non andare perché lei sta andando in giro. Non andare perché lei sta andando in giro. E ci fu, devo fare, ci fu una discussione tra me e questa ragazza, all'epoca eravamo quindi da un campo molto forte. Perché io dice, sono venuto qui e devo andare. E lei non venne, io andai, preso la Subway, arrivai, la linea rossa, fece esattamente quello che la Casanna aveva detto e incontrai Rebbe, che Rebbe mi chiese se avevo dei figli, sposato, e lui mi disse, prendi un dollaro, io preso un dollaro, mi fermò, mi disse, $2. E io presi $2. Uscì e mi venne data la braccia faccia 1. Ora, la realtà è che 5 anni dopo, lo stesso c'è fatto. No, io mi sono scusato. E abbiamo avuto due coppie di tre. Storia assolutamente vera, però il punto vero che al di là della storia personale, il punto vero che al di là della storia personale, assolutamente vera, è vissuta con grande emozione, ovviamente, e condivisa in più occasioni, perché è giusto che le cose risalgano. Il punto vero è che le persone che erano in fila con me per prendere il dollaro erano assolutamente anonimi e comuni protagonisti del popolo ebraico, esattamente come quelli che io poi ho ritrovato in ogni singolo angolo del mondo del Kabbalah, che mi sono trovato. Quindi la vera forza rivoluzionaria del messaggio del Rebbe è nella semplicità del popolo ebraico, nel fatto che il popolo ebraico è un unico grande ecco, basato su valori. Grazie a voi. Grazie Maurizio per le bellissime parole, ma anche per la sentita testimonianza molto particolare della tua storia ed esperienza con il Rebbe. Siamo riuniti qui stasera, come sappiamo bene, per un limud. Per quale motivo si fa un limud? In un'occasione di una ricorrenza, i maestri spiegano che questa occasione è un momento in cui la Neshama, l'anima in alto, ascende o dovrebbe ascendere ancora più in alto, ancora più vicino ad Akadosh Baruch Hu, se si può così dire. E lo studio, quindi il limud che noi facciamo in questo mondo, nella nostra realtà, avrebbe una funzione di supporto, di aiuto per la Neshama. Questo è valido sempre per qualsiasi persona. È chiaro che per una Neshama così elevata, quando parliamo di uno tzaddik, è difficile dire che il nostro limud abbia una funzione di aiuto, di supporto nei confronti di una Neshama di questo tipo. Infatti, uno dei predecessori del Rebbe,
si diceva quando c'era la ricorrenza del secondo re di Lubavitch, l'usanza è che si studia anche, si studiano dei brani di Mishnayot, di Mishnah, in memoria della persona mancata durante la ricorrenza, e qualcuno dei Hasidim diceva: a lui non servono le nostre Mishnayot, però servono a noi. Ecco, forse questo è un aspetto un po' più profondo anche dell'inut che si fa stasera, che si fa in queste occasioni, perché noi potessimo prendere atto, perché noi potessimo prendere a cuore quanto dice appunto Shlomo HaMelech: Ve'achai yiten elibo, coloro che rimangono in vita prendano a cuore, e cioè imparino, possano trarre delle lezioni di vita, di comportamento dalla Torah insegnata dal maestro, dallo Tzaddik. E quindi siamo qui stasera per rientrare in quello che la Mishnah ci insegna sono le tre colonne sulle quali si sostiene il mondo intero, cioè Torah, Avodah, Gmilut Chassadim, Torah, lo studio della Torah, Avodah, è oggi identificato con la Tefilah, e la Tzedakah, il supporto a chi ha bisogno. Infatti stasera abbiamo iniziato con la Tefilah di Minchà, e adesso nel corso del programma studiamo diversi aspetti della Torah, impariamo, e c'è anche la possibilità di fare appunto Tzedakah. E con questo mi fa molto piacere invitare qui Rav Benedetto Carucci per condividere con noi qualche parola di Torah, sicuramente come sempre anche qualche spunto degli insegnamenti del Rebbe. A voi, Rav Carucci. Per affrontare l'argomento, vorrei fare un qualche salto indietro a qualche parasha passata, la parasha di Nassau. La parasha di Nassau c'è una chiamata, nella quale si trovano fondamentalmente tre macro-argomenti. La domanda che mi pongo è: qual è la logica per la quale c'è questo successo negli argomenti in quella stessa chiamata? La domanda è non tanto dentro la parasha, ma perché nella divisione Aliot, in quella di Abi, che è la quarta, ci sono esattamente queste tre cose che sono presenti. Le tre cose che sono presenti in questa linea sono la questione della società, delle regole legate alla società, la questione dell'infinanzia e delle regole legate a questa forma particolare del mondo, e alla fine della linea c'è la dittatura. Quindi sono i nuclei tematici che si inanellano dentro questa linea. La domanda è: c'è una logica di successione in queste tre questioni? Immaginare che una qualche logica ci sia, avendo diviso in questo modo, forse un messaggio lo possiamo. Allora, Rashi si pone la domanda, e Rashi all'inizio del secondo modulo, quello legato al Nazireo, dà una risposta. Piccola premessa: queste sono queste tre questioni. La società che cos'è? La società è una regola molto particolare, nella quale in realtà noi veniamo messi di fronte a un fenomeno molto particolare. C'è un marito che sospetta di tradimento alla moglie, la perde, che non vuole che si apparti con i familiari, lei contravviene, ma questo appartarsi non significa tradimento, è semplicemente appartarsi. Il marito ha questo dubbio, e viene sottoposto a una molto 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 particolare, anche molto
Non entro nella descrizione, non mi interessa la problematica, ma il meccanismo è tale per cui la donna viene in qualche modo di fronte ad altri, sottoposta a una serie di procedure molto particolari che anche hanno una componente. Se avvengono che si verificano e non gli sintomi, la donna è colpevole, se no la donna resta con la vita, anzi la donna dice che genererà. Questa è la prima regola. La seconda regola è quella dell'antireo. L'antireo è una persona che fa molto particolare. Questo molto particolare è legato alla fondamentalmente a tre grandi, che sono l'astensione dalle sostanze tagliante, il non tagliarsi i capelli e l'astenersi dal contatto con la fonte di impurità che è il cadavere. Quindi diciamo ha una normalità abbastanza significativa da questa parte di impurità a quella. Allora, qual è il suggerimento che dà la scienza? Ci suggerisce così. Dice la mano in etapa lasciata da zio e la lasciata soltanto. Per quale ragione è appoggiata lasciata il brano del Nazireo al brano della sua, non mangerà per gli occhi, se col avrà sottato il figura, che chiunque vede la sottata la sua umiliazione, gli azzirra smorto negli aiei, si allontanerà dalla vita, se uno è vivi dentro, perché lui la porta alla vita. Ma se dovessimo generalizzare quello che sta dicendo, la scena ci sta morendo. C'è una logica di successione tra Sotà e Nazir, perché c'è prima Sotà e poi c'è Nazir, perché il Nazir, il Nazireo, un uomo che fa un po' di astensione dalla sostanza degli abitanti, perché avendo visto la Sotà e la sua, diciamo, umiliazione, dice io mi astengo da ciò che può portare a questa condizione qua. Questo è quello che è la scienza. Allora, vediamo se si può elaborare qualcosa rispetto a questo. Cosa sta facendo il fondo del profondo in questo suggerimento che ci dà, che riprende da una intersezione tra Gemara e Midrash Rabbah. Si può vedere così, questa è una suggerimento che dà che dice perché il Nazireo, quello che decide di fare Nazireo, in realtà vede la donna nella sua rovina, nella sua umiliazione, in qualche modo capisce che è per lui può fare. Che ci stai dicendo la scena, in realtà, nella cosa della morte, stai dicendo, quando io vedo qualcuno che sbaglia, ho due possibilità di prospettiva. La prima possibilità è quella di giudicarlo. La seconda prospettiva invece, che è molto più complicata, che sarebbe quella di giudicarsi, non è esattamente così di giudicarsi in relazione, ma piuttosto di giudicarsi dicendo guarda un po', l'altro, anche quando sbaglio, un po' lo aspetto. Non è un altro che io dico, ma un altro che anche la sua dimensione negativa con il quale mi devo identificare, perché alla fine la distanza che c'è tra me e lui è una microdistanza. Se la leggiamo così, è il tempo di messaggio che dà la Torah, che perché il fondo della questione sarebbe non essere sbrigativo nello sguardo degli altri, ma piuttosto cercare di capire che la differenza tra te e l'altro è molto meno di quanto tu possa pensare. Allora, il meccanismo che tu dovresti mettere in moto quando vedi un altro è quello di immaginare che alla fine dovresti essere anche tu. Anche quando quest'altro non ci piace pensare l'altro quando è molto bravo, molto buono, come il nostro specchio. E invece lui ci sta dicendo: no, no, guarda, non pensare così. È più probabile, o tieni sempre presente che è anche l'altro la faccia della medaglia. Quella che ti
ti può essere così vicina anche se non sei così, così consapevole. Ci starebbe dunque dicendo, pensare, che veramente questa è l'idea dell'aria. Quando le parole del gusto come principio di, diciamo, responsabilità, però parliamo di un'altra cosa. Quando la frase statica recita così, con Israele ha avuto se base. Noi spesso la citiamo come se fosse con Israele ha avuto se la se. La punta dice con Israele ha avuto se la se. Ora, le avrei vuol dire mischiare, mescolare. Tant'è che le rug è una mescolazione, mette insieme delle cose apparentemente sono diverse. E anche proprio l'operazione di mescolare con il cucchiaio è espressa in greco dalla stessa radice. Quindi, che cosa vuol dire che con Israele all'inizio della frase? Vuol dire che noi siamo realmente mescolati. In termini della tradizione mistica, l'idea sarebbe quella proprio che dentro di me c'è tecnicamente mischiato ciascuno degli altri e io sono tecnicamente mischiato in ciascuno degli altri. Quindi è proprio il fondamento l'idea che quando guardo l'altro come che sia l'altro devo pensare che vado un pochino io dicevo all'indietro un'immagine di me stesso, ripeto ancora una volta, ci piace vedere solamente l'immagine di te come immagini rispecchianti, e invece non è così. Non è così, questo va in nazismo. Fammi astenere, perché altrimenti dentro di me c'è proprio un passettino un trascorso per arrivare esattamente quello che ha fatto alla. Adesso la domanda ma che c'entra il cartonino con questo? Cioè, come mai il terzo passo? Perché ci dà la logica di successione tra Sovrano e Nasir, ma poi che c'entra? Che ci sta a fare è proprio la chiusura di questa aliquota, chiudere con la zia e qualche giorno di questa lì. Ora mi detto di cosa parla, conosciamo, è quella che si conclude con BSM da Shalom, il signore Punta. Adesso, che cos'è Shalom? Shalom, secondo il Rav Asher Weiss, non è solamente l'obiettivo della vita, ma è il prerequisito della vita. Cioè la vera carta, che sembrerebbe essere sostanziale, diciamo, che è sempre la funzione del punto di te, Shalom, però è anche quello che è necessario per ottenere la vita. Quindi è una doppia faccia. Che è l'obiettivo finale, ma è anche quello che in qualche modo deve essere preso. Adesso, come è possibile che ci sia Shalom? Che cosa vuol dire Shalom? Punta di vista basso. Mi sembra che nella prospettiva delle relazioni tra le persone, l'unica possibilità come prerequisito del Shalom è quello di non confliggere. E non confliggere che cosa vuol dire? Vuol dire riconoscersi nell'altro. Perché se io mi riconosco nell'altro, molto spesso consiglio. Se io invece sono in grado di conoscere l'altro, quale che sia l'altro, che sia l'altro, allora per forza di cose non conflitto, perlomeno il concetto conflitto che ha assolutamente un valore della dimensione della mia diversa. Perché comunque per quanto io possa confliggere, non vedrò mai l'altro totalmente altro, non può essere più di altro. Però è molto diverso immaginare un rapporto tra persone in cui io non mi conosco l'altro, c'è un rapporto virtuale di un conosco l'altro. Allora si potrebbe forse dire che questo è il motivo per cui c'è proprio il fila di cartone. Perché c'è una logica stringente. Si può sbagliare, e il Balatano dice, riprendendo il Marat, che lo sbaglio spesso è perché ti entra uno spirito di follia, ovviamente come inizia il libro, è lo sbaglio da tutto, in un certo senso.
si può sbagliare, perché si può anche essere presi da uno spirito di confidenza. Ma dobbiamo sapere che chiunque, ciascuno di noi, può essere preso da uno spirito di confidenza, possa sbagliare. Che giudicare non serve a niente. È più funzionale, cioè, riconoscersi, fare del palco, per mettere in moto i meccanismi che gli impediscono di sbagliare. E tutto questo genera una relazione, cioè una relazione che è quel presupposto, dicevo, per il quale poi è possibile l'interpretazione. Perché se non c'è, ormai se prendendo la persona politica, diciamo che Shalom è il critico, è l'invenzione, è il contenitore che permette la relazione. È proprio necessario a priori. Un percorso di meccanismo che permette concretizzare lo shalom e la relazione. Allora, perché mi è venuto in mente questo? Lo ho detto perché chi molto spesso si in maniera errata, c'è una delle grandissime qualità del momento caldo, è quella di non dubitare. Questo è proprio, direi, un elemento essenziale. Se c'è una cosa curiosa, stupefacente per molti pezzi, perché abbiamo potuto imparare con persone con esperienze anche molto diverse che hanno avuto un tratto della genere, e nessuno si è mai sentito giudicato. E questo è un fatto assolutamente notevole, perché insomma, in generale, da una prospettiva, da una osservazione esterno, chi lo vede proprio da lontano, nessuna cosa di cavallo, pensa che i cavalli siano legati, e invece è risultato. E perché riescono nelle loro iniziative di parte del accoglimento proprio, perché da questo punto di vista non attivano il meccanismo. Questa è una delle chiavi fondamentali di quello che è stato il quello che è la pratica. Penso che questa pratica è una pratica che è potenziata e trovata e superata dalla rete, ma è una pratica che però abbiamo le sue origini proprio dentro la logica della domanda. Penso che questo è uno dei tanti aspetti per i quali. Già detto, veramente pienamente condivisibile quando parli dell'idea di sentirsi rispecchiati in tutti, a volte però si esagera in che senso. Parlavamo una volta al tempio da noi a Colli, spesso quando si fanno delle lezioni, soprattutto di Mussar, quindi cerca di trasmettere qualche idea di come migliorare il proprio comportamento, chiaramente dovrebbe essere una cosa fatta da tutti, no? Però spesso credo la natura, proprio l'istinto umano, nel momento in cui si fa un appunto su un comportamento che andrebbe migliorato, subito viene in mente, scatta subito nella mente una lampadina che ti dice a chi dovrebbe essere rivolta questa lezione. Ah, ho il perfetto esempio, quella persona è la persona alla quale bisognerebbe rivolgere questo appunto, questa lezione, e spesso si dimentica che in realtà la cosa dovrebbe essere rivolta a se stessi. Questo forse è un problema molto diffuso. In quel senso bisogna invece guardare dentro di sé e dire come posso applicare questa cosa, questo miglioramento al mio stesso io, alla mia persona. Dava a Calucci, a questo punto vorrei invitare il dottor Gabrielli, è un appuntamento fisso nelle serate, nei lunedì, e ci fa molto piacere sentire due parole di Torah. Thank you.
Proviamo a metà del ritmo di Giovanni Bari. Il ritmo di Giovanni Bari forse è il libro più attuale perché racconta tante storie. Racconta tante storie dure, difficili, di prove continue. Di prove continue che riescono o non riescono. Prove che fanno sempre male, che è facile vedere al passato, ma in realtà un libro che prende 40 anni di vita, sostanzialmente, o meno, del popolo di Serve, e 40 anni di vita che non sono mai, questi 40 anni di vita non si pensa spesso, vengono prima degli ultimi 40 giorni di vita, circa, quindi c'era bene, quindi così sono circa 40 giorni di vita, sono circa 40 giorni circa di vita, non c'era bene. Le due cose vanno messe insieme, il massimo dell'esperienza di non c'era bene di tutto il popolo di quei 40 anni, il massimo di riflessione di non c'era bene nel libro. Uno ce la chiedersi un po', un libro splendido, duro, che non si può guardare con un buonismo, ma si può guardare con un brevismo. Che posto ha questo libro all'interno della storia? Allora, in fretta, possiamo dire con facilità, che il libro di Bereshit racconta come da tutto l'universo, non può avere di forma un uomo che fa, che produce male. Un po' più di quello che ancora lui uno l'ultima braccia un libro di questo dall'universo a singole persone che formeranno un popolo si forma nel secondo libro con molte difficoltà si forma nel secondo libro ma non popolo incontra come popolo per lo il libro diventerà un libro molto difficile perché alla fine fine pone ogni persona che è in lì ma caso dovrebbe essere zero per primo dovrebbe essere zero per primo diciamo, perché chiede dall'inizio alla fine una sola domanda che cosa vale un uomo cos'è la vita di un uomo comincia dicendo se vuoi fare avvicinarsi allo scopo puoi fare un po' fare poi concludo la faccia di latini di umano. Questo è il valore che ti do io. O il valore del mercato, come si mercato, o il valore che ti dice la parola. Il libro di Bamidbar, che è la somma di tutti questi libri, in un certo senso mette insieme quello che è successo prima. Vale a dire mette ogni singola persona che posto ha dentro tutto il che posto ha questo popolo, anche tutti i popoli, nel momento in cui sta per entrare nel mondo, e mollare il mondo di prima e mollare il mondo di dopo che incontrerà. Cioè, un popolo che sarà sempre solitario. Incontrandoli, ma solitario, rimanendo se stesso. Allora è un libro che fa vedere che è difficile trovare il proprio posto come singola persona in questo difficile perché ognuno comincia così, la vita comincia a dire se volete stare intorno al centro di gravità del popolo ebraico che la Roma che contiene il tavolo, lo porta qui il tavolo ebraico, ognuno ha la sua famiglia, ognuno intorno in un posto per uscire, non riesce a fare. Ognuno deve sapere cosa può fare, ognuno c'è il suo posto.
ci sono le resistenze, le storie che succedono nel libro di Bhagavad Gita, dice che nessuno sa bene qual è il suo posto, ognuno vuole un posto diverso sostanzialmente. Cioè non trova, più che altro non trova il suo posto con facilità. Persino la divisione elementare del popolo di Israele, tra tutto Israele, i Levini, i Corvi, è oggetto della difficilissima parasha che ci siamo lasciati alle spalle. Non va, non va a Reuven, non va ai Corvi, non va ai Levini, non va al popolo di Israele che ci ha ammazzato tutti. E poi bisogna trovare questo posto. Da trovare questo popolo, ognuno dentro se stesso verso l'altro, ma non in un senso comunista. Perché per trovare ognuno se stesso non è soltanto assolversi l'un l'altro o volersi bene. Come dire, certo, i guini fanno molto bene questo ragionamento, che dicono esattamente il contrario. Quando i guini dicono che da tale retta è poco, che bisogna voler bene l'altro più di se stesso, proprio fanno un attacco terribile alla terra. Più di se stesso, forse ci sono quello solo, forse, che qualcuno l'ha detto. Allora, il libro di Bamidbar, nella parasha che incontriamo, racconta come Mosè attraversa la parasha che andiamo incontro, come leggeremo Shabbat, c'è la perdita, prima da parte di Mosè, di due fratelli. C'è prima di questo la famosa colpa di Mosè che nessuno ha capito da sé. E Mosè, mentre riflette questo, sta pensando che ha perso oltre Caron Miriam, dice qualcosa, una profezia per il futuro, che è molto interessante, viene sottovalutato. Soltanto attraverso i commenti possiamo, dice che noi guardiamo al Pelescino. Guardiamo la faccia del deserto, guardiamo la desolazione. Questo vuol dire vedere con coraggio che puoi aver perso tutto e devi ritrovare. E Midrash gli dice che lui sta riflettendo al pozzo di Miriam, quella l'acqua da cui ci avevamo abbeverati tutto quel periodo, che lo dovremmo vedere sempre in qualche forma, nel mare di diamanti neri. Vuol dire che qualcosa che è passato, che lui ha perso in quel momento, deve essere visto dopo. Non dimentichiamo che lui fa la veracca, ha fatto, si era fatto una veracca, dopo che ha perso la sorella, nel momento di lutto, nella sostanza, subito dopo perde il fratello. Allora, se uno guarda con calma, vede che in questo libro ognuno deve vedere, deve trovare qualcosa con il suo contrario. E allora, prendiamo un esempio, c'era bene. Questa parasha che abbiamo passato deve pregare, non c'è la pena, deve pregare a qualcuno di non ascoltare qualcuno, di non prestare attenzione a qualcuno. Non c'è la pena che l'uomo deve dire che si insieme, deve pregare che qualcuno non sia attento alla necessità di cosa. È una cosa terribile, cioè non c'è che tutta la vita non ha fatto altro che difendere il popolo di Israele, le cose più terribili, si trova uno che lui non capisce bene, che dice che ci pare voi volete comandare sopra di noi. E Mosè appena deve fare un gesto così terribile che è il suo contrario. Contrario di tutto quello che ha fatto sempre, come vedremo qualche parasha dopo, che anche in caso, in un momento di nuovo in cui Mosè appena non sa rispondere, quando vede che c'è un Dio che sta con una boia, c'era avendo un sacco da dire la domanda, in Has, il Cohen, l'uomo della verità, la verità lì, uccide questo uomo. E il Cohen prende questa cosa, questo uomo, questa donna, prende questa cosa come così con i saranno per sempre con i. Il contrario di quello che diciamo, non è perché che, diciamo, i Cohen sono puniti, il Cohen è l'eterno patto con i Cohen, perché il contrario a Aaron, che mette sempre Shalom per tutti, potrà rimanere i suoi figli per sempre con lui se riescono a vincere se stesso di avere azzurro di crocià, il coraggio della crocià, persino essere violenti. Persino essere violenti. Allora, in questo senso qui, vediamo che tutto il popolo si trova in questa situazione sempre.
traducono più spesso come, traducono più come anche questo, in questi brani, come di fare una statua o un'immagine di un serpente. È possibile non pensare che col serpente non sia solo attratto negativo. Guardare un serpente per pregare, chi poi fa un indico per guardare il cielo. Ma sta di fatto che è una contraddizione. Non è come che lui per il suo vero, non bisogna sorvolare sotto il serpente per guardare il cielo, ma bisogna sorvolare. È una cosa terribile, il contrario di tutta la palazzo, come dire, chiaramente. Allora, come se ogni persona davanti in questo libro, il popolo nella sua interezza, ognuno che trova il suo posto nel popolo, ognuno che guarda se stesso deve sapere che niente capita per caso e che ognuno ha la sua storia e nella sua storia deve decidere con tutte le sue parti, buone e le cattive. Buone e le cattive. Ognuno si trova come Mosè riesce a dire dopo che ha perso il mio fratello. Ognuno si trova in momenti tra i quali deve guardare seriamente per prendere una decisione positiva, buona e costruttiva, deve sapere che sta al benissimo, che deve, niente capita per caso, niente capita per caso, ognuno davanti deve decidere. Se in quel momento esercitare la forza, esercitare il pese, iniziare di due, ma non può non decidere solo. Se uno guarda bene, anche Parashà incontreremo, Parashà di Balak, che la Gemara dice, fa capire, non è chiarissima, che non c'era scritto di testa sua, che la storia, qualcuno dice che Marco lì in un modo, siccome infatti non si vede in nessun momento in cui Bilam, il suo profeta che viene a mantenere il popolo Israele incontra, non c'era bene, poi la scritta di testa sua vuole essere, però lui non ha visto, l'ha visto dentro. Tanto è vero che si può capire, i maestri alludono a questa cosa, che la storia di questo profeta, il più grande profeta che lui ha mantenuto, in qualche modo ci sta di fronte, è la storia di Mosè al contrario. Come che Mosè racconta cosa vuol dire essere il contrario di Mosè. Ho avuto la cosa sulla voce, è arrivato la torta, il contrario. Però questo è il contrario, uno che viene per maledire e deve benedire. Però deve sapere uno che racconta questa storia, che può essere anche il contrario. Ci sono dei momenti in cui viene uno viene per benedire e deve trovare il coraggio di fare una cosa cattiva. Non ce l'ho trovato. Davanti al ritardo d'oro non c'è, non è andato col buono. Ha detto, prendete la spada e uccidete quelli che non lo fanno. Non si tratta la bontà. Bisogna saper prendere la decisione. Nel bene, e nel bene, tu quindi dopo Mosè dice, adesso abbiamo fatto i conti, ma tutto allo scuro tu, se vai avanti con una spada dura, cancella me, non ci trovo nella torta. Guarda, si vede proprio bianco e nero in un secondo solo che si rovescia. E anche il popolo di Israele, che in un momento fa una averò terribile, due secondi dopo si rovescia tra le cose buone. Al contrario, tra le cose buone, un momento dopo fa le cose cattive. Questo non è lontano, questa è la realtà che ognuno ha queste due parti che deve mettere insieme. E non fa finta la vita che ce l'ha soltanto il seno buono con l'altro, perché bisogna essere un po' buoni e un po' cattivi con se stessi, a contare le parti buone e le parti cattive. Questo è tutto un libro di Bamidbar, questo libro terribile che i maestri dicono che una persona che viene messa a morte in questo libro, è messa a morte perché ha fatto una cosa buonissima, cioè avrebbe fatto questa persona, quello che raccoglie lei, una velà di Shabbat, perché tutto il popolo di Israele sapesse che Shabbat è importante e che si muore se non si fa Shabbat. È buono, è cattivo. Un libro che comincia con un discorso sulle donne che non si piacevole, finisce con un libro con le donne che vengono e dicono: cioè, devi rimanere sistemato bene, ti partite da questo tu, e anche noi siamo parte del popolo di Israele in maniera diversa, ma ci sono i momenti in cui ci incontriamo e ci deve essere l'intervento. Un libro dice bianco e nero incontrare pezzo per pezzo. Un libro che comincia con la storia del nazismo e poi ti fa tutta la storia sui voti, chi ha diritto sui voti dell'altro, che è meglio fare voti, quando significa i voti. Quello è simmetrico. La prima parte del contatto si rovescia continuamente, va studiato con molta attenzione. Comincia con un popolo che sta fermo intorno al Shai, perfettamente in posizione,
e poi finisce con un popolo che fa tante, tante tappe, 42 tappe, come le lettere del nome, grande, uno dei nomi grandi di Carosso Q, senza girando senza arrivare a. E non è che non del deserto siamo usciti. Questa storia è così lunga, così attenta, in tutte queste prove, che tutte queste prove per cui Carosso Q, noi abbiamo messo alle prove Carosso Q, Abramo è stato bravo, ha superato le prove, noi l'abbiamo superato, non però lo sicuro, avete provato a mettere le prove, a me 10 volte. Ma non parlo della cosa passata, però ogni dì che passa questo libro lo ripassa questa situazione. Vuol dire che non è un libro buonista, è un libro che dice se vuoi trovare il tuo posto nel popolo di Israele, devi attraversare questa storia. E ma devi attraversare non la storia di quelli, la storia tua. Allora se uno pensa, una delle cose che ho detto all'inizio, è un libro che racconta 40 anni fermi e congelati per sempre, gli anni in cui abbiamo preso la parte, gli anni in cui poi Moscello dice che nel 38 non riusciva a parlare con il suo, quindi dicono le nostre mestre, che dopo Torre Meregrì non ha più parlato con lui fino alla fine, questi 40 anni come sono stati rivissuti da Moscello, va bene, no? E cosa ci ha lasciato Moscello? Ci ha lasciato un titolo, state bene, Moscello appena atteso a chiarire che lui conta poco. Questo libro è scritto che l'uomo c'era molto lungo sulla faccia della terra. Io penso che posso dire, come ognuno di noi, perché Mosè non sapeva quello che scriveva, non aveva capito che si stava parlando. Era diventato lo scopo, ma anche Mosè non capiva. Bisogna avere scusa perché sta lì. Se era vero, non poteva capire quello che diceva. E se in quel momento che Mosè era, è una grossa direzione questa, Mosè era vero, perde, mentre i libri precedenti dicendo che il popolo voleva una specie di sostituto oggettivo, una pietra, una statua, non so cosa voleva che guidasse il popolo posto di Mosè. In questo libro qui, in cui Mosè perde il diritto di guidare il popolo di Israele, l'unica cosa che fa con le stesse parole con cui chiede a Carosso Q di non ascoltare Cora, quello che si volta contro, con le stesse parole dice Carosso Q, è tempo che trovi un sostituto, ci deve essere un sostituto di me. Io me ne andrò. Quindi l'altro va ancora più profondo e dice, senti, se non posso essere la guida, lascia che uno qualunque il popolo di Israele. Lo dice anche questo, che saresti sempre qualcosa. Quindi Mosè deve rinunciare a essere una persona particolare. Questo libro è molto chiaro, in cui è detto che Mosè era molto utile, e io penso che Mosè non ha capito che lo scriveva, in questo stesso libro Mosè viene punito con qualcosa che non sta. Perché è un essere umano, perde la testa di una volta, non sa, deve chiedere a Carosso Q, e questo è il grande contributo che non c'era per lui, questo. E questo che quando viene attaccato sul fratello, dice, però mamma, che c'è il fratello? Non è che lo sta difendendo, non ha neanche capito che lo usavano per aver fatto una specie di protezia chiamando il fratello, che non l'aveva fatta, aveva ricevuto l'ordine di Carosso Q, non aveva neanche capito che stava parlando. In tutta questa traccia in cui c'è l'attacco di Cora, contro Mosè Rabbè. Mosè Rabbè non dice una volta che mio fratello, perché non era suo fratello ma ha eseguito i soldi. Mentre invece, la lasciare dopo, quando si manda un messaggio di testa sua al nemico di tutti i secoli fino ad oggi, esatto, dice tuo fratello è uscito da legge. Tuo fratello, cioè il popolo di Israele, tuo fratello è uscito da legge. Allora, il grande insegnamento di Mosè Rabbeinu, che era Rabbeinu, perché ci ha insegnato che ogni Yehudi vale come lui. Questo è vero, però lui non ci ha insegnato. C'è scritto nell'ultima mitzvah della Torah che ogni Yehudi deve scrivere un libro di Torah. Non risulta dalla Torah scritta che Mosè Rabbeinu ha scritto un libro di Torah. Allora, i nostri maestri dicono, non è vero che non ha scritto un libro di Torah, ha scritto un libro particolare. Sarà molto particolare, ha contato tutti i popoli di e uno per uno è una lettera della Torah. Io penso che questo mi lascia vedere. Ma c'era bene, ci ha insegnato che era un uomo, lo dice che lo so, cos'era, ma lui ci ha insegnato che ogni uomo, ogni Yudì ha una parte di Torah tanto quanto quella che non c'era bene. Non è importante se ne capiranno 600 manchetti, però vale uguale. Però ci ha anche insegnato che ogni Yehudi deve scegliere questa parte.
non può dire la scelta un altro, non può fare compromessi, e ci sono momenti in cui ogni UBI deve sapere, ogni UBI deve sapere o scegli la Torah o scegli la morte. Non c'è soluzione, non c'è compromesso su questo. E questa è la cosa che viene detta, ripeto, al contrario, ad Amalek e a Bilam, che loro pensano che le cose succedono per caso. Invece la nostra vita non succede per caso, in ogni momento noi dobbiamo scegliere guardando chi siamo dentro il popolo. Dottor Levi, prima di procedere con la prossima, il prossimo discorso, si usa in queste occasioni come scritto, citiamo di nuovo Shlomo HaMelech de Salomone. Ner Hashem Nishmat Adam, il lume del Signore è l'anima dell'uomo. L'anima è paragonata ad un lume, ad una fiamma, che cerca sempre di raggiungere la propria fonte in alto. E quindi si usa in questa occasione accendere un lumino. In realtà la ricorrenza, la data della ricorrenza è il 3 di Tammuz, che verrà di Shabbat, venerdì sera. Per questo motivo abbiamo preparato per ognuno di voi dei lumi che potete prendere all'uscita qui della sala, portare con sé a casa e accenderlo venerdì prima di Shabbat, perché è il giorno della ricorrenza. Sì, per ogni casa una candela, chiaramente non serve per ogni singola persona. E, però abbiamo voluto anche in questa occasione accendere un lumino e quindi nel ringraziare Vito e Milly Arbir per aver reso possibile questa serata, vorrei invitare Milly ad accendere un attimino la candela. Dalla questo punto, come avete visto, abbiamo un ospite da Milano, Rav Levi Shakevich, e anche l'anno scorso abbiamo invitato qui a condividere con noi un approfondimento dagli insegnamenti del Rebbe sul tema che è già stato toccato da alcuni dei precedenti interlocutori, il tema Kol Yisrael Aribim Zeh Bazeh, e tutti Israele sono responsabili e legati, come abbiamo sentito, gli uni agli altri. E invito appunto Rav Levi Shakevich ad approfondire il tema. Buonasera, comincerò con uno studio che non è molto pertinente al tema della Arbut, ma alla fine troveremo il collegamento. Questo insegnamento è basato sul discorso del Rebbe, uno veramente degli ultimi discorsi del Rebbe, appunto nel 92. Ogni mattino, prima di cominciare la preghiera, leggiamo un brano dove viene descritto l'ordine in cui venivano svolti i servizi nel santuario. C'era un ordine ben preciso.
tanti lavori, tanti servizi, e un ordine ben preciso. Il brano comincia dicendo così: Abaye, Abaye è il nome del Chacham del Talmud, Abaye insegnava l'ordine dei lavori svolti nel santuario, in base alla tradizione e in base all'opinione di Abba Shaul. Abba Shaul, un altro Chacham, che ha preceduto chiaramente Abaye. Ora, già questa frase ci fa capire che c'è una disputa. Perché se mi dici che Abaye ci insegna l'ordine così come lo insegna Abba Shaul, ne segue che c'è un altro ordine che viene insegnato dai Chachamim. E Abaye opta per l'ordine di Abba Shaul. Ma dov'è questa disputa? In cosa consiste questa disputa tra Abba Shaul e i Chachamim? In questo ordine dei lavori svolti nel santuario, a un certo punto si arriva alla pulizia delle candele della menorah. È noto che la menorah ha 7 braccia. Al mattino le 10 candele venivano pulite, veniva cambiato l'olio, venivano cambiati gli stoppini, ma non venivano puliti tutti e 7 in una volta sola. Prima venivano puliti 5 braccia, dopodiché si svolgeva un altro servizio e solamente dopo ci si avviava a pulire le ultime 2 candele. Quindi pulizia di 5 candele, pausa con un altro servizio e dopodiché pulizia delle ultime 2 candele. Qual era il lavoro svolto tra la pulizia delle prime 5 candele e le ultime 2 candele? Questo è l'oggetto della disputa tra Abba Shaul e i Chachamim. I Chachamim sono dell'opinione che anzitutto veniva fatta la scelta, la macellazione rituale del sacrificio mattutino. Dopodiché si pulivano le 5 candele. Dopodiché si offriva l'achetore, l'incenso, e solamente dopo si pulivano le ultime 2 candele. Abba Shaul non è d'accordo. Abba Shaul dice anzitutto si pulivano le 5 candele, dopodiché si faceva la scelta del sacrificio mattutino, dopodiché si pulivano le ultime 2 candele e dopodiché si portava la chetore d'incenso. Quindi in una parola, secondo il Chachamim, tra la pulizia delle 5 candele e delle ultime 2 c'era il servizio dell'incenso, veniva sacrificato l'incenso. Mentre secondo Abba Shaul, tra le 5 e le 2 candele non si portava l'incenso, bensì si faceva la scelta per il sacrificio mattutino. Ora tutti noi sappiamo benissimo da reclamare. Quando c'è una disputa tra i tanti e i pochi, e a maggior ragione tra i tanti e uno, ci serve la maggioranza. Quindi se abbiamo i Chachamim che ci dicono una cosa, e non sappiamo nemmeno il nome di questi Chachamim, però 2, 3, chi lo sa, almeno 2. Che ci dicono una cosa e Abba Shaul che ce ne dice un'altra, dovremmo seguire l'opinione dei Chachamim che sono la maggioranza. Fatto sta che il Rambam, il Maimonide, nel suo libro di Mishne Torah, nel suo libro di legge ebraica, quando descrive l'ordine dei servizi nel santuario, segue l'opinione dei Chachamim. E invece noi, tutti noi, di qualsiasi lineare, di qualsiasi età, apriamo il Sidur al mattino, leggiamo l'ordine dei servizi, dei sacrifici, dei lavori svolti nel santuario, secondo l'opinione di uno, di Abba Shaul, e non dei tanti dei Chachamim. E in effetti, Rabbi Yosef Karo, l'autore del Shulchan Aruch, del libro Baz, della Halakha, del mondo ebraico, si pone questa domanda nel suo commento Ben Yosef, e dà una risposta che a primo approccio è poco soddisfacente, o lascio un po' perplessi. Dice così, in ebraico, con le due parole, che Ivan Shematzu Ha'olam, siccome il mondo ha trovato, il mondo chiaramente si intende il pubblico, il tzibu, il Taha, siccome la gente, il popolo ha trovato che Abaye segue l'ordine così come viene insegnato da Abba Shaul, appunto per questo noi tutti seguiamo l'opinione di Abba Shaul. Ma che risposta è questa?
se la legge è che si segue la maggioranza, cosa significa siccome il mondo, la gente ha trovato, questo Olam ha trovato che Abaye segue l'opinione di Abba Shaul? È suo diritto, ma la Halakha deve per forza seguire la maggioranza. Nel santuario, così come nel tabernacolo, vi erano due altari. Un altare è chiamato l'altare interiore, l'altro è chiamato l'altare esteriore. L'altare interiore era chiamato così perché era nell'edificio, che era piccolo rispetto a quello esteriore, e su di esso si portava solamente la chetore, l'incenso. L'altare esteriore, che era appunto fuori dall'edificio, che era nel cortile, era dedicato ai sacrifici. Su di esso non si portava l'incenso, bensì gli animali, i sacrifici animali. Il Midrash ci informa e ci insegna che questi due altari rappresentano anima e corpo. L'altare esteriore, come appunto abbiamo detto, era dedicato ai sacrifici. Il sacrificio dell'animale e la carne. Ciò rappresenta il corpo che viene nutrito dal cibo, dalla carne. L'altare interiore rappresenta l'anima, perché l'anima non si nutre di cibo fisico, si nutre solamente dell'incenso, solamente dei sali, dei profumi. L'anima gode solamente del profumo. Questi due altari, in realtà, sono due relazioni che sono valide in qualsiasi campo della vita. C'è una relazione del carattere dell'altare esteriore, l'altare del sacrificio. È una relazione basata sul sacrificio. L'animale rappresenta l'istinto animale, rappresenta l'egocentrismo, rappresenta ciò che vorrei fare perché mi fa comodo, perché è la mia natura, è la mia indole, ne sono abituato, mi fa piacere, mi fa comodo, e non importa quale sia la verità, quale sia la vera e la giusta cosa da fare. Questo animale è il mio istinto a fare ciò che mi piace. E questo animale deve essere sacrificato, deve essere combattuto, deve essere elevato, deve essere raffinato. Io vorrei fare una determinata cosa, ma faccio ciò che è giusto. Non mi identifico con la verità. Onestamente, sinceramente, se chiedi a me, non vedo perché dovrei farlo, ma lo faccio perché so che è la verità. Io sono portato a fare. C'è un'altra relazione, la relazione del tipo dell'altare interiore. L'altare interiore era dedicato alla chetore, all'incenso. L'incenso vuol dire il profumo, la delizia, il piacere, il godere di fare una determinata cosa, combattere, rinunciare a qualche cosa. Stiamo scherzando, è un piacere farlo. E in sostanza queste sono due relazioni che possiamo avere con Akadosh Baruch Hu. La relazione dell'altare interiore è la relazione dello tzaddik. Lo tzaddik si alza al mattino e ha una fame di mettere le figlie, ha una sete di studiare Torah, ha piacere, è una delizia. Non esiste niente di più buono al mondo che fare la volontà di Hashem. Ciò che il mondo ha da offrire è uno schifo, ma chi lo vuole, ma chi lo guarda? Esiste solamente la volontà di Hashem e questa è la mia natura, questa è la mia delizia, questo è il mio godere. E c'è un altro tipo di ebreo, che siamo tutti noi, che ci troviamo in quella relazione dell'altare esteriore, quell'altare dove dobbiamo sacrificare il nostro istinto. Noi ci svegliamo al mattino e onestamente, sinceramente, penso che nessun religioso che sia abbia una sete, una fame di fare la volontà di Hashem. Certo, tutti noi facciamo ciò che dobbiamo fare, chi più chi meno. Ma lo vogliamo veramente fare? Penso proprio di no. Lo facciamo, ci mancherebbe. Ma c'è un sacrificio, c'è una battaglia, c'è una lotta. Cioè, dobbiamo rinunciare ai nostri piaceri. Ci troviamo fuori. In altre parole, la relazione dell'ebreo rappresentato dall'altare interiore, quello dell'incenso, è la relazione dell'ebreo che si sente vicino all'ascensione. Hashem è mio padre,
fare la volontà di mio padre è la cosa più bella al mondo. Non sto mica rinunciando a qualche cosa. È la cosa più bella, è la cosa più naturale. Vivo per questo. E c'è invece un ebreo che non sente che ha scelto il suo padre. All'altare si sente fuori. È ancora impegnato a subordinare, a controllare, a trasformare il suo istinto animale. Hashem è mio padre. Certamente lo è, ma non lo sento padre. Ma da canto mio, perché io mi sento lontano, perché io non provo un piacere a fare la volontà di Hashem. Tornando alla menorah, la menorah ha sette braccia. Le sette braccia rappresentano sette emozioni, sette sentimenti che abbiamo nel nostro cuore. Il sentimento di amore verso qualcuno qualche cosa, il sentimento di rigore verso qualcuno qualche cosa, il sentimento di compassione e così via. Sono sette. Ma questi sette possono essere divisi in due. I primi cinque e gli ultimi due. I primi cinque sono i sentimenti a livello teorico. Ha un sentimento, che sia di amore, di timore, di compassione, di rigidità verso qualcuno, ma è limitato al mio cuore. E poi ci sono gli ultimi due sentimenti, che sono l'unione con questi sentimenti al punto di tradurre in fatti e in parole questi sentimenti. Ho un sentimento verso qualcuno, bene, farò qualche cosa. Se ho un sentimento di amore, mi avvicino a lui. Se un sentimento di rigore, mi distanzio. Se di compassione, lo aiuto. A differenza dei primi cinque che rimangono a livello teorico, a livello del cuore, gli ultimi due rappresentano l'unione. Mi identifico con questo sentimento e dunque faccio qualche cosa. Dico nella famiglia. Vuoi apprestarti a pulire le ultime due candele del candelabro? Vuoi sentirti che ti sei unito con la Kadosh Baruch Hu? Vuoi sentirti identificato con la volontà di Hashem? Non puoi farlo se prima non hai portato l'incenso. Solamente quando tu arrivi al punto che senti una delizia, senti un piacere, senti un godere nel fare la volontà di Hashem, non puoi sentirti veramente unito con Hashem. Devi per forza portare prima l'incenso. E qui entra in gioco Abaye e Abashon. Chi era Abaye? Abaye era orfano di padre e di madre. Abba Shaul, cosa vuol dire? Letteralmente, un padre prestato. Abaye è orfano e parla all'ebreo orfano, all'ebreo che dice Hashem è mio padre. Mi sento orfano. Certo che è mio padre, ma non me lo sento tale. Perché io non sono nell'altare interiore dove provo una delizia e un godimento, un piacere a fare la volontà di Hashem. Io sono ancora fuori. La volontà di Hashem non è la mia. Faccio ciò che vuole, ma non è ancora la mia volontà. Fatto sta che sono ancora impegnato a sacrificare il mio istinto animale. Hashem non è mio padre. Dice Abaye, sappi io anche un nuovo padre. E mi rivolgo a te. E sai quale opinione scelgo io? Ce ne sono tantissime là fuori. Non mi interessa. Io scelgo quella di Abba Shaul, quella dell'ebreo che deve sentirsi che Hashem è un padre prestato. Non si sente che Hashem è veramente suo padre. È mio padre, ma sta nel cielo, non mi sento vicino. Bene, parlo a te. E voglio che tu sappia che se vuoi apprestarti a pulire le ultime due candele della menorah, se vuoi sentirti, se vuoi considerarti unito con Hashem, io ti dico, a differenza dei Chachamim, che dal momento che tu hai fatto la scelta a questo animale, dal momento che tu ti stai impegnando a sottomettere, a trasformare il tuo istinto animale, vai, accendi le ultime due candele, considerati unito con Hashem. Ma un attimo, guarda quante opinioni dicono che finché non sono a livello dell'incenso non posso sentirmi unito con Hashem. Dice Abaye, ne conosco anche io questa opinione. Ma conosco anche te. Come diceva il vecchio Sef, siccome il mondo ha trovato, in ebraico olam, etimologicamente è legato alla parola elen, che vuol dire nascondimento, quelle opinioni sono valide. Quando c'era il Bet HaMikdash e la divinità era rivelata, allora ciascun ebreo era tenuto
a sentirsi a livello dell'inciso, a sentirsi di avere un piacere in fare la volontà di Hashem. Ma io parlo al mondo, al nascondimento, all'ebreo che si sente fuori perché Hashem non è presente in maniera palese e manifesta. E dico a te, sappi che sei sulla strada giusta. Sappi che dal momento che ti appresti a elevare e a trasformare quel tuo istinto animale, sei unito con Hashem, go ahead, e pulisci pure quelle ultime due candele e considerati unito con Hashem. E poi arriverai anche a livello della Ketore, arriverai anche a livello dell'incenso. Prima di pregare, ciascuno di noi si chiede, io pregare, io unirmi con Hashem. Solo io e Hashem sappiamo esattamente dove mi trovo. Nessun altro. Cosa penso, cosa desidero, cosa faccio. Io, che ipocrisia è mai questa? Chi voglio prendere in giro? Certamente non è perché li conosco. Certamente non è Hashem perché li conosce. Chi devo prendere in giro? Ma che roba è prendere in giro? E allora tanto vale chiudere il libro e andare a fare altre cose. No, no, no. Guarda cosa c'è scritto. C'è scritta l'opinione di Abaye. L'orfano che parla all'orfano di Abba Shaul, del padre prestato dell'ebreo che non si sente vicino alla scena e dice ma allora cosa sto qui a fare? Forse ho cambiato, ho sbagliato strada. Non è sbagliato strada, è la strada giusta, è la strada corretta, sei sulla strada del prezzo. Vai avanti, fin tanto che combatti puoi pulire quelle ultime due candele e considerarti unito con Hashem.